particolare perché sarà l'ultima uscita possibile, diciamo, al di fuori del comune, o perlomeno da quello che ho capito. Sia chiaro, oggi è il 4 novembre, giorno prima dell'entrata in vigore del DPCM, cioè da quello lì. 4 novembre. E vi porto a fronte Vauda Superiore e niente, andiamo a scoprirlo insieme. Non era un giro assolutamente in programma, tant'è che ho lavato la fascia cardio perché rassegnato all'idea di andare in bici poi più avanti, magari nel 2021, e allora si va a sensazione oggi. E niente, spero che si legga qualcosa. Davvero una sensazione strana andare senza fascia cardio. Sembra quasi di andare al buio, nel senso che non so quanto realmente sto forzando. Abbastanza a giudicare dal fiato, ma ci sta. E niente, è un po' come mangiare uno yogurt col cucchiaio della minestra, sì, senza fascia cardio, perché non si riescono a limare gli angolini piccoli con la frutta deliziosa. Grazie a Dio hanno asfaltato, yes, fino qua, che goduria. Eccoci verso Vauda Superiore, dal centro di front si prende questa salita. Andiamo a provare a fare il tempo, ma non so, vediamo com'è. E niente, sforzo fatto, e adesso scenderemo da Vauda Inferiore e via. E è un bel posto per fare un po' di dislivello senza allontanarsi troppo, chiaramente, da San Benigno. E beh, questa, ragazzi, è la discesa bagnata, però vabbè, si va piano. Questo è un pezzo di discesina. E adesso si spunta sulla strada principale, quella... Vado più piano così si sente magari. La strada principale, che è quella che porta, per capirci, verso Barbania. E... insomma, Barbania, Rocca Levone, quello che volete, Busano se volete, insomma, ecco qua, questo è l'incrocio, si va e l'anello è chiuso, o meglio, di qui inizia il ritorno a casa e magari ci sentiamo per i saluti a Lombardone, così, e col buio. Ragazzi, niente, con questo tramonto mi sa che salutiamo la stagione, diciamo, seriamente 2020, e niente, spero si veda qualcosa, ma penso di sì. Ricordo che è il 4 novembre, spero che si sia letto qua, nel dubbio facciamo rivedere, che sia chiaro, 4:11, benissimo,
Speriamo di poter fare video dentro il comune. Dai, alla prossima. Speriamo presto.